La notizia delle riaperture delle palestre dal 1 giugno, e solo se si è in zona gialla, non fa molto piacere al settore, che da 7 mesi si trova con le proprie sale chiuse al pubblico. In primis c'è il fattore tempo. Il mese di giugno, in era pre-Covid, non era proprio il periodo giusto per iscriversi in palestra, e questo preoccupa molto gli addetti del settore, che vedranno molto probabilmente diminuire la propria clientela. E a questo si aggiunge il problema che ormai da un anno a questa parte mette in secondo piano il mondo delle palestre, le prime a chiudere per poi però essere sempre le ultime a riaprire. È una beffa, perché quest'anno lo stesso schema dell'anno scorso non può essere proposto. Sono esattamente 7 mesi di chiusura contro i 3 dell'anno scorso. Se il risultato è questo, evidentemente le politiche che sono state adottate tutto questo periodo non sono valse a nulla. Ci chiediamo sempre perché non possiamo riaprire a maggio in one to one, per esempio. Nessuno ci dà risposte, il sottosegretario non ci dà risposte, i sostegni sono pressoché irrisori, per cui sinceramente l'apertura al 1 giugno non sarà una riapertura. In un'era normale i corsi a giugno, per esempio, vengono stoppati, per cui effettivamente chi va in palestra? Sicuramente lo zoccolo duro delle palestre ci sarà, molti torneranno, ma molti altri saranno appunto comunque condizionati dal fatto che magari a settembre o a ottobre riprende di nuovo lo stesso schemino dei contagi, e quindi se ne sta beatamente a casa, evita di spendere soldi. Poi io penso che la gente avrà più voglia di svagarsi, uscire, viaggiare, più che rintanarsi in una palestra. Di fronte a una pandemia tutti quanti hanno adottato le loro misure. Noi che comunque siamo chiusi, in ogni caso tendiamo sempre a igienizzare, cioè ormai è diventato un gesto quotidiano, per cui obiettivamente la palestra è più sicura di tanti altri posti in questo momento. Ripeto, questo approccio doveva essere adottato già nei mesi scorsi. Aprire a giugno con queste condizioni è poco sensato.